Ciao a tutti da Vittorio, benvenuti alle pagelle di Lazio Sassuolo. Non vi aspettate grandissimi voti perché, come ho detto ieri sera nel video a caldo, è stata una delle più brutte Lazio targate Gyökur Tudor. Secondo me, ieri abbiamo veramente toccato il fondo, quasi ci siamo andati molto vicini, con una prestazione pessima contro una squadra già retrocessa. E allora partiamo con le pagelle e poi ovviamente voglio leggere le vostre nei commenti. Provedel 6, praticamente non fa niente per tutta la partita. Sassuolo tira in porta ma senza impensierire in modo particolare il portiere biancoceleste. E sul gol di Viti Provedel non ha responsabilità, tiro da mezzo metro. Ovviamente sarebbe stata un'impresa per il portiere biancoceleste salvare quel tiro e quindi Provedel sufficiente. Marusic, ecco, partiamo con la prima insufficienza. Marusic, io gli do un 4,5. Gioca fra i tre di difesa, lo sapevamo tutti, visto che Casale era squalificato e Patrick infortunato. Ma commette tanti di quegli errori che veramente sembra impossibile. Palloni che gli passano sotto al piede, passaggi incredibilmente sbagliati. Un disastro veramente Marusic. E se aggiungiamo il gol che regala l'Inter nella partita precedente, onestamente Marusic sembra quasi dire: ragazzi, io a questi livelli non posso più giocare. Romagnoli 5,5. Nel primo tempo Romagnoli sbaglia un paio di palloni preoccupanti, sembra con la testa altrove. Nel secondo tempo un po' meglio, però da Romagnoli io mi aspetto molto di più di quello che abbiamo visto ieri. Una partita veramente non da leader della difesa. Hila, il migliore della difesa senza dubbio. Gli diamo un 6,5 perché un paio di palloni li sbaglia anche lui, ma l'unico che gioca a calcio, difende bene, prova ad uscire dall'area di rigore e impostare il gioco. Insomma, fossero tutti come Hila, probabilmente ieri sera la Lazio avrebbe vinto 3-0. Fossero stati tutti come Isai, invece la Lazio avrebbe probabilmente perso 3-0 ieri sera. Isai 4. Subito a inizio partita si mangia un gol clamoroso, ma poi sbaglia di tutto. Passaggi, posizioni, entrate, un disastro incredibile e non so come mai Tudor non l'abbia sostituito. Io l'avrei tolto già all'intervallo, ma fargli fare tutta la partita, onestamente, è una cosa che faccio fatica a comprendere. Vesino, capisco che lo schieri titolare perché Vesino è quel jolly che più volte ti ha tolto le castagne dal fuoco perché ci trovi in pista che segna di più. Ieri però è andato in difficoltà, il Sassuolo si è chiuso bene e Vesino ha fatto fatica a inserirsi e anche lui, come tutto il resto della squadra, ha perso troppi palloni. Gli diamo 5,5. Felipe Anderson 6,5 perché entra e dà quella fiamma, quella scossa a una squadra apatica. Peccato che ha un paio di occasioni per trovare il gol, ma è lui che crea quei pochi pericoli che crea la Lazio nel secondo tempo. Rovella gli do la sufficienza perché è vero, anche lui sbaglia qualche tocco, ma almeno è l'unico che ci prova. Nel primo tempo aveva fatto un assist fantastico per Pellegrini che non è riuscito a sfruttare come al solito la chance, ma Rovella gli do la sufficienza. Così come gliela do Guendouzi che è entrato nel secondo tempo per Rovella. Io non lo so, io credo che Guendouzi nello schema di Tudor c'entri, anzi sia fondamentale perché è una squadra che ieri veramente camminava, Guendouzi è quello che dà un po' di dinamicità a questa Lazio in grande difficoltà. Pellegrini 5,5, non è che faccia malissimo, però butta due cross in tribuna direttamente. Poi combatte, lotta. Peccato che gli manca sempre qualcosa per fare una lira, come si diceva ai tempi. Lazzari, io gli do il 6. Entra al posto di Pellegrini e fa quello che ti aspetti da Pellegrini, spinge, butta palloni in mezzo, sì, non trova la giocata, ma almeno crea problemi, che è quello che vorresti vedere. Camada 6, non la sua miglior partita con Tudor, ma almeno crea. Parte che mi sembra che lui che mette Isai solo davanti al portiere, nel primo tempo, ma
fa girare palla, combatte, lotta. Secondo me, meglio che da mediano che da trequartista. È vero, si perde Viti nell'azione del gol, però là c'è la deviazione di Torsvelt. Non, no, Torsvelt batte la punizione. Non mi ricordo che la devia di testa. Lui si ferma sperando di metterlo in fuorigioco, ma non va bene. Zaccagni 6 e mezzo, mezzo voto in più per il gol, perché per il resto anche lui fa poco e niente, si accende ogni tanto ma poi sparisce dal gioco. E è vero, tiene una bella punizione, ma secondo me quella Cragno la deve prendere, però almeno segna. Pedro entrato 89esimo, a quel punto potevi anche non farlo entrare. Io onestamente anche questa volta i cambi di Tudor, soprattutto così tardi, non l'ho capiti. Castellanos gli diamo 5 perché ci prova, ma onestamente, se anche contro Sassuolo combini poco e niente, è veramente un segnale preoccupante. Invisibile, invisibile. E il fatto che entra immobile e in 20 minuti fa più di 70 minuti di Castellanos, non va, non sicuramente giova all'argentino. 5. Ciro Immobile 6. Entra e combatte, lotta, tira in porta, fa, che è quello che chiedi al centravanti. Castellanos non fa, Ciro fa. Poi ha una grande chance e Cragno fa un miracolo incredibile. Io ho rivisto un buon Ciro, ho rivisto un buon Ciro. Certo, giocavi contro Sassuolo, però quello è quello che deve fare il centravanti. Tudor 5. 5 perché Isai titolare non me lo spiego. Non mi spiego perché Isai non lo togli all'intervallo. Non mi spiego perché fai cambi così tardi. Pedro all'89esimo è un cambio inutile. Con una Lazio che non crea, io Luis Alberto Isaksen l'avrei buttati dentro. Oggi Tudor mi preoccupa perché non condivido più il suo 11 iniziale e i suoi cambi mi preoccupano tanto tanto tanto, onestamente. Oggi veramente, se devo dare il mio giudizio oggi su Tudor, sono molto preoccupato. Ovviamente queste sono le mie pagelle, quali sono le tue? Scrivi i commenti qua sotto e noi torniamo alle 2 con un nuovo video sulla Lazio. Grazie.